Salve a tutti affezionati al canale EarthLive 2.0. Le persone sono sempre state incuriosite dall'origine dell'umanità e versioni ancora più diverse appaiono alla luce di questo processo alla ricerca di una risposta. Esiste una versione insolita come il reinsediamento di esseri umani da altri pianeti del Sistema Solare sulla Terra, per essere più precisi il trasferimento da Marte o Fetonte. Anche negli ambienti scientifici ci sono ancora controversie sul fatto che nei tempi antichi potesse esserci un altro grande pianeta nel Sistema Solare e si trovava tra Giove e Marte. Lo chiamavano Fetonte. Non sappiamo praticamente nulla di Fetonte, se ovviamente è realmente esistito, ma si possono notare alcuni fatti interessanti. Ad esempio, in questo momento, tra Marte e Giove, puoi vedere un enorme accumulo di asteroidi e tutti i tipi di detriti spaziali. Alcuni ricercatori suggeriscono che questo accumulo di detriti siano i resti dell'antico Fetonte. Bisogna notare che la versione dell'esistenza di Fetonte non è un'invenzione della stampa, ma ha una versione completamente scientifica. Dopo la scoperta di Urano nel 1781, fu addirittura creato un gruppo di 24 astronomi per cercare il pianeta mancante, che in teoria dovrebbe esistere secondo i dati matematici. Tuttavia, invece di un pianeta, gli scienziati hanno gradualmente trovato solo sempre più asteroidi, e poi si è scoperto che invece di un pianeta c'è solo una cintura di asteroidi. Da allora si è conservata l'opinione che questi asteroidi siano l'ex Fetonte. C'è la convinzione che inizialmente le civiltà cominciarono ad apparire su Fetonte o in casi estremi su Marte. Quando accade qualcosa di brutto a Fetonte, Marte in quel momento poteva essere abitabile. Tuttavia, dovremmo ricordare che questi pianeti erano quasi come vicini. Quando Fetonte si è disperso in innumerevoli asteroidi, Marte avrebbe potuto subire danni irreparabili. Così, a causa di un incidente, la vita potrebbe aver lasciato l'intero sistema solare, ma rimaneva ancora la Terra. Quindi i fetoniani o i marziani semplicemente non avevano nessun posto dove andare se non trasferirsi sulla Terra. Quindi diventa chiaro perché le persone sono così inadatte alla sopravvivenza sulla Terra, perché questa non è la nostra patria. La nostra struttura ossea, il ritmo biologico, la mancanza di artigli e altre caratteristiche potrebbero essere inizialmente adattate a condizioni completamente diverse, motivo per cui la vita sulla Terra è così difficile per noi. Per non parlare della differenza nell'atmosfera e nella gravità. Ecco perché la nostra mente è superiore ad altre creature sulla Terra, perché qui siamo estranei. Il sistema muscolo-scheletrico delle persone non è adatta alle condizioni terrene. Il motivo è un'apparizione relativamente recente sulla Terra. Infatti, dopo 50 anni di vita sulla Terra, l'80% dei terrestri inizia ad avere seri problemi alle articolazioni, alle ossa, alla cartilagine e così via. Il nostro corpo non può sopportare il carico costante che la gravità esercita su di esso. Sapete qual è la causa principale dell'invecchiamento del corpo? L'ossigeno. È questa sostanza che ossida le cellule, ma senza di essa una persona non è in grado di sopravvivere. Tuttavia, se il contenuto di idrogeno nell'aria fosse più alto e il contenuto di ossigeno leggermente inferiore, allora il tasso di invecchiamento potrebbe essere notevolmente ridotto. Gli scienziati hanno scoperto una serie di esopianeti con una proporzione esatta di queste sostanze. Teoricamente, una persona vivrebbe molto più comodamente lì che sulla Terra. Lo stesso vale per l'acqua. Siamo abituati alla formula dell'acqua H2O, ma questa sostanza ha anche un effetto molto distruttivo sul corpo umano. Hai anche notato che 24 ore al giorno non sono sufficienti per le persone? È estremamente difficile avere il tempo di fare tutte le cose in questo periodo di tempo e andare a letto in orario. Un esperimento è stato condotto in Canada, dove le persone sono state collocate in speciali bunker per 6 mesi. Lì non potevano ottenere traccia dell'ora esatta e poche settimane dopo la loro routine quotidiana è passata a un orologio biologico. Si è scoperto che il genoma umano contiene informazioni sul programma di 28 ore.
gli scienziati hanno modellato la traiettoria di volo di Fetonte, apportando modifiche alle forze di attrazione dei pianeti vicini. Si è scoperto che era lì che il giorno durava circa 27 ore e 56 minuti. Secondo stime approssimative degli scienziati, Fetonte è scomparso circa 16 milioni di anni fa. Dati i possibili errori nei calcoli e anche da un punto di vista scientifico, questa versione non è affatto priva di significato. È interessante notare che nel Sistema Solare c'erano teoricamente tre pianeti nella cintura della vita: Terra, Marte e Fetonte. È con il terzo pianeta che i ricercatori associano l'origine umana. Secondo loro, sui frammenti del pianeta Fetonte, situato nella fascia degli asteroidi, gli scienziati hanno trovato tracce di ossigeno e idrogeno. Inoltre, il loro contenuto è abbastanza coerente con la nostra vita confortevole. Per quanto riguarda la forza di attrazione, era leggermente inferiore a quella sulla Terra. Ciò avrebbe anche un effetto benefico sul corpo umano. Forse, in realtà, non ci siamo evoluti dalle scimmie, ma siamo arrivati sulla Terra a seguito di una catastrofe sul nostro pianeta natale. Fetonte è stato distrutto. Marte non era abitabile poiché il suo terzo satellite stava per schiantarsi sulla superficie del pianeta e distruggere l'atmosfera. La Terra rimase e, considerando che la civiltà di Fetonte poteva essere colta di sorpresa dalla distruzione del pianeta, centinaia di persone furono salvate. Arrivarono sulla Terra in tempi antichissimi e fondarono le prime civiltà. O forse non hanno stabilito nulla, ma sono degradati a un livello primitivo e solo secoli dopo l'umanità ha iniziato a svilupparsi in nuove realtà. E ancora più sorprendente è che ci sono alcuni miti nella storia che ricordano dolorosamente la storia della caduta di Fetonte. Ora è difficile dire se si tratti solo di una coincidenza o di un pezzo di storia vera che la nostra civiltà ha dimenticato nel tempo. E tu, cosa ne pensi di questa teoria? Realtà o finzione? Io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al canale e noi ci sentiamo alla prossima.